vi devo dire che in questi anni anche io ero piccolino, quando facevo le foto, è rimasto sempre lo stesso, non so come fa, poi gli chiederemo anche il segreto. E quindi mi sono emozionato vedendo la vostra dirigente scolastica, la dottoressa Elena De Gregori. Combattere il bullismo significa anche avvicinare i giovani allo sport, è quella che insomma una pratica sana per combattere alcuni fenomeni che purtroppo dilagano in questa città. Combattere il bullismo è lo sport è la miglior arma che può esistere, perché diamo indirizzo a un'educazione. A questi ragazzi, che va bene sia per gli istituti, sia per i presidi, per i maestri e sia per tutti quanti noi. Maestro, si combatte anche con l'impegno di tanti altri maestri impegnati in questa disciplina. C'è un impegno concreto qui a Pianura e oggi viene riconosciuto appunto. Sì, io ammiro molto questo maestro Sanchez che ha preso questa iniziativa, perché oggi del giorno i ragazzi non si devono più perdere del tempo loro a disposizione, devono studiare per realizzare un sogno che hanno prefissato. Perché il Taekwondo? Certamente non per far vedere le mazzate ai ragazzi, ma come mezzo per incanalare le energie negative che i ragazzi, soprattutto gli adolescenti, spesso hanno, in maniera positiva, cioè quindi le arti marziali come educazione. Noi, per quanto riguarda il Taekwondo, io farei un appello proprio ai genitori, se c'è la possibilità, perché lo sport deve essere anche un modo educativo, ma soprattutto con rispetto alle regole, che le regole adesso nel calcio non ci sono. C'è il regolamento del calcio per tirare calcio al pallone, ma non c'è un regolamento di vita. Il rispetto alle regole è molto importante, quindi accostarsi a una disciplina come il Taekwondo è una cosa importantissima. E poi dopo, quando si lamenta che c'è il bullismo nelle scuole, e questo è anche un fatto proprio, diciamo, che le mamme, i genitori, dico, non fanno niente per questi ragazzi, per far sì che i loro figli vanno a scegliere uno sport importante per avere più educazione, più disciplina e più rispetto delle regole. Combattere il bullismo significa anche legalità sul territorio. Certo, il bullismo, diciamo, forse è l'antesignana un pochettino, potrebbe essere un po' l'antesignana della violenza, eccetera. Quindi queste iniziative sono sempre benvenute. Soprattutto faccio un plauso al dottor Ciotola che ha avuto l'intelligenza di fare queste iniziative, perché le scuole sono proprio la base, la fornace per diffondere la cultura della legalità all'interno di territori difficili come quello di Pianura, come lei ben conosce. Allora, noi oggi cerchiamo con questa manifestazione, questa tavola rotonda, di dare un segnale forte al territorio, di dare un segnale forte a questa municipalità che purtroppo è stata sempre maltrattata sia dall'amministrazione centrale che non. Questi ragazzi oggi noi cercheremo di far capire che sul territorio, sulla municipalità, oltre alle istituzioni ci sono le vere e proprie istituzioni che sono le forze di polizia che sono vicine a questi ragazzi. Questo perché? Per contrastare un fenomeno che va sempre più allargandosi, che è quello del bullismo. Che cos'è il bullismo? Il bullismo non sono altro che atti di violenza che questi ragazzi, anche in tenera età, e l'abbiamo visto in questi ultimi giorni che nella villa comunale è stato accoltellato un ragazzo di 15 anni, ma il dato più brutto di questa cosa è stato quello lì, che questi ragazzi non appartengono a famiglie della criminalità organizzata, ma sono quei ragazzi che noi incontriamo, possiamo incontrare ogni giorno sotto al nostro portone per la nostra strada. Okay, bravissimo.